Ma davvero? Sei sicuro? Me l'ha detto il dottore, siamo tutti froci. E chi è sto dottore? Allora Nazareno pure è frocio? Sì, t'ha detto tutti. È una questione di X o di Y. Basta una X in meno. È vero, è vero. Ma allora com'è che a me mi piacciono i donne e gli uomini mi fanno schifo? Lascia perdere Nazareno, non indagare. Per esempio, ci hai fatto mai caso si quando scopi della mente? Come sarebbe a dire? Si gemi, si fai qualche gemito. È un gemito di piacere. E te pare a te? E invece può essere che sei un erbafrocito con gemito. Io? No. Ah. E poi, perché di fuori sembriamo una cosa. Però invece all'interno è un'altra. Ma che cazzo stai a dire? Basta essere ignoranti. Dobbiamo essere più comprensivi con i froci, avere un rapporto. Ma a me il sindacato mica me l'ha detto. Ma perché non gliel'abbiamo chiesto? Voi pensate solo a scala mobile. Lo dobbiamo far mettere sull'ordine del giorno come una cosa normale. Ma perché oggi essere froci è normale? Dobbiamo da essere più moderni, come i greci antichi. Per loro non solo non era un difetto, ma essere froci era una cosa da vantarsi. Ah, appunto. Appunto un par di coglioni, che te pare che stavano nella Grecia antica?